Ci sono tante notizie che arrivano da tutto il mondo e che a volte incuriosiscono, a volte rallegrano, a volte ci sembrano davvero provvidenziali. Ne abbiamo spulciate alcune, anche guardando indietro nel tempo, perché a volte niente è inedito come la carta stampata. Eppure avremo anche uno spazio in cui, con la solidarietà, dovremo versare qualche lacrima. Se lo studente è malato, c'è un robot a sostituirlo. Cosa significa? Sembra quasi una modalità per far lavorare meno chi già magari cerca di farla franca. Non è affatto così. Lo vediamo dal venerdì di Repubblica, lezioni giapponesi. Dunque l'estremo oriente ancora una volta in primo piano e in particolare la storia del Giappone ci dice molto sulla tecnologia. Si chiama Orhim, è alto appena 23 centimetri, fa il liceo scientifico a Hiroshima e fornisce un'insostituibile assistenza scolastica agli studenti costretti in lunghe degenze ospedaliere. Il minuscolo Avatar, primo al mondo nel suo genere, viene posto al centro di un'aula scolastica da dove può interloquire con gli studenti ricoverati, interconnessi con i propri tablet, permettendo loro di seguire in audio e video ogni fase dell'attività scolastica. Tra l'altro, il suo nome è quello di una divinità mitologica giapponese. Questo magari può darci fastidio, tutto dovremmo divinizzare tranne la tecnologia, soprattutto nel nostro tempo. Però non è chi non veda quanto possa essere provvidenziale un'invenzione del genere. Sì, io amo anche usare questo vecchio termine perché in realtà qui si tratta solo di applicazioni tecnologiche. Che non c'è più una creatività, come dire, che fa uno scatto di qualità, ma questo sarebbe un discorso lungo. E invece noi vogliamo rapidamente chiudere. Il progetto è seguito con grande interesse da tutto il mondo scolastico perché permette agli studenti ospedalizzati di non perdere neppure un'ora di lezione, non accumulare troppi giorni d'assenza per malattia, evitando così di ripetere l'intero anno. Chissà, magari anche per il nostro paese potrebbe essere una soluzione. Non dimentichiamo che se e San Giovanni Rotondo ne è proprio un esempio. C'è chi in ospedale permette di studiare ai bambini che sono costretti da qualche malattia appunto a restare parecchio tempo nel nosocomio. È anche vero che è a disposizione in maniera così rapida la tecnologia può aiutare l'insostituibile ruolo dei maestri e dei professori. Adesso invece, a proposito di personaggi che una volta certamente insegnavano l'eccellenza, vogliamo scegliere una rubrica di Luoghi dell'Infinito che finora non ho mai citato. È una rubrica di musica, si chiama infatti Pentagramma. Andrea Milanesi ci segnala, tra gli esempi sommi di italiani cosmopoliti, quando ancora l'Italia neppure era fatta politicamente, Benedetto Marcello. Ecco, vedete un'immagine che in realtà risente dello stile dell'Ottocento, non è stato scelto un quadro coevo. Siamo nel Settecento veneziano, anche per questo, perché il Carnevale, come si sa, è anche frutto del Settecento veneziano, che vi parlo dei Salmi di Benedetto Marcello, un'opera che più somma non si può dare, come scrisse anche, immortalando appunto questo genio, il tedesco Goethe, il sommo Goethe, che col suo viaggio in Italia appunto fece conoscere all'Europa dell'epoca tante bellezze. Questi salmi sono stati composti in parte per assolo, duetti e coro, in modo incredibilmente così originale che bisogna in un primo tempo farci l'orecchio.
Nato a Venezia in una famiglia patrizia e fratello maggiore del pur celebre Alessandro, anch'egli compositore, Benedetto Marcello diede vita a una summa d'argomento spirituale estremamente colta, adatta a esecuzioni in oratorio, accademie private. I 50 mottetti in cui è strutturato l'estro poetico-armonico prevedono organici diversi e un'alternanza di arie, duetti e cori che tanto colpì Goethe. Miscela di stili antichi e moderni, inserimento di melodie derivate dall'antica Grecia e dal repertorio in lingua ebraica in uso presso la sinagoga veneziana. E pensate che addirittura a proposito di questo mondo della Venezia, appunto di fine Settecento, c'erano le sinagoghe di tradizione sia ashkenazita che sefardita, quindi un mondo straordinariamente ricco che dava il suo contributo anche, e forse in questo caso con particolare opportunità, a una composizione fondata appunto su quel libro biblico che amiamo tutti, la poesia dei Salmi, chi non la conosce, eppure è il momento di conoscere anche i salmi in musica, come scrive e concludendo Andrea Milanesi, invito all'ascolto Benedetto Marcello, estro poetico armonico. Qui è citata la versione dell'ensemble Salomone Rossi, Concerto Classics, ma naturalmente possiamo scegliere anche un'altra interpretazione. L'importante è conoscerlo, questo capolavoro. Intanto, a proposito di strumenti meravigliosi e di musica, abbiamo anche un breve servizio sull'oggi. Uno strumento di eccezionale importanza storica e artistica è il grande organo Walker Tamburini, che si trova nella sala accademica del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Costruito nel 1894 dalla ditta Walker, ancora oggi attiva sulla scena internazionale, può a ragione essere ritenuto uno dei migliori strumenti esistenti in Italia, con una storia interessantissima da raccontare. Dobbiamo pensare che un organo non è altro che uno strumento a fiato, come potete immaginare, cioè il mantice d'aria pompa l'aria nei somieri, cioè in questi mantici che poi mandano ai somieri l'aria, e ogni canna è come se fosse un flauto che può ciascuno suonare una nota sola. E mentre il flauto può fare da solo tante note perché ha le cosiddette chiavi, i buchi, che poi aziona o tappa con le dita, l'organo invece ogni canna suona un suono solo. E quindi ecco perché ce ne vogliono tante di canne, perché altrimenti non si riuscirebbe a avere tutta la gamma di suoni che serve per un'esecuzione, per timbri, eccetera. La storia di questo organo nasce nel 1897, quando fu costruito dalla ditta Walker tedesca. Il primo nucleo di quest'organo, che mi dicono avesse tre manuali soltanto. Poi fu ampliato negli anni, rimesso a posto, vari restauri. Comunque i grandi ampliamenti sono avvenuti nel 1966 ad opera della ditta Tamburini, organaro italiano di grande prestigio, e di nuovo nel 2011 è stato restaurato, ristrutturato e ampliato per certi versi, cioè per la parte elettronica, dalla ditta Walker di nuovo. C'è attualmente una cattedra sola di organo. Noi auspichiamo che molti più ragazzi si iscrivano. E ritorniamo proprio a questo splendido numero dei luoghi dell'infinito, che come fil rouge ha l'arte del paesaggio, e lo vediamo già dalla copertina. Questo mese di febbraio specialmente dedicato a sottolineare il fatto che per tanti e tanti secoli il paesaggio non è neppure entrato nei quadri, non era neppure preso in considerazione, pensate. E quindi lo sfoglio
per qualche attimo, proprio per farvi sentire il profumo di quello che poi scopriremo nella prossima puntata. Qui sembra quasi di stare davanti a una fotografia e invece siamo a un quadro contemporaneo, un olio su tela del 2018 di Letizia Fornasieri. Un tempo il paesaggio non esisteva, certo era lì sotto gli occhi di tutti, ma veniva ignorato. Non c'era neppure la parola per definirlo. Nella lingua italiana paesaggio compare nel XVI secolo, però sul modello del francese paysage. La dimensione estetica e affettiva dell'ambiente naturale, ma anche urbano, è dunque una scoperta che caratterizza la modernità, scoperta che nel tempo si è fatta sempre più fondamentale. Come scrive il premio Nobel Patrick Modiano, un uomo senza paesaggio è privo di ogni risorsa. Al paesaggio, alla sua storia, alle sue interpretazioni, alla sua fragilità e alla sua bellezza esaltata dalle arti sono dedicate le prossime pagine che noi appunto vedremo insieme. Si continua a parlare di Cina su internazionale, non può che essere così, ma naturalmente ci sono tantissimi altri temi. Uno di questi, all'interno di pagine culturali, ci riporta a una guerra e a una situazione ormai accantonata e messa da parte. Eppure sono quasi 10 anni che la tragedia della Siria dovrebbe essere sotto gli occhi e nel cuore di tutti. Ninna Nanna sotto le bombe. Ecco, la vediamo già nella foto, Wahab El Khattab con la sua bimba, Sama. L'articolo è stato scritto da Clarice Lowry per l'Independent, un giornale britannico. Con il documentario Alla mia piccola Sama, Wahab El Khattab fornisce una delle descrizioni più intime del conflitto siriano. È un documentario che ha già fatto il giro del mondo. E perché parla di descrizione intima la giornalista? Perché rappresenta un tentativo di aiutare chi è all'esterno a capire qualcosa di totalmente incomprensibile nella profondità del suo orrore. Per Al Khattab, però, il film non è solo un monumento a tutto ciò che ha sacrificato come madre, ma anche una ribellione contro chi l'ha fatta soffrire. Un giorno spera che Sama, la bimba, possa vedere e capire tutto ciò che hanno vissuto. Si racconta Al Khattab sul perché sia ancora in luoghi completamente distrutti. Per amore, perché suo marito ha scelto, essendo medico, di dare una mano. Sono pochissimi ormai rimasti e viene raccontato in questo articolo tutto quello che là è appunto la normalità, ma che non dovrebbe essere assolutamente da considerarsi normale. Una famiglia dunque ha lasciato la famiglia, la sua, la propria, 18 anni per studiare all'università di Aleppo, dove ha assistito di persona ai disordini, quelli successivi alle proteste della primavera araba. È lì che ha incontrato Hamza, laureato in medicina e uno dei pochi disposti a aiutare chi era sceso in piazza. A un certo punto vediamo un filmato del loro matrimonio e lei riflette che in quella preziosissima notte l'allegria e la musica sono state talmente forti da coprire il rumore delle bombe. Quindi, pur essendo un documentario, il momento della dolcezza, della poesia e della passione non manca. Sappiamo che però è una piccola bolla di felicità, appunto, come vediamo subito dopo. Alla fine del 2016, 8 dei 9 ospedali di Aleppo, Aleppo Est in particolare, vengono distrutti. Quello dove lavora Hamza, il marito appunto della documentarista, è l'unico rimasto. Insieme a un gruppetto di altri medici che hanno deciso di restare, lavora senza sosta, mentre arrivano centinaia di vittime. Nonostante ciò, il film non ha nessuna forma di commento, cioè le immagini parlano, non impone un punto di vista, non mantiene
ma mantiene una ponderata distanza. Il senso del contesto è limitato, anche se sappiamo sempre che gli aerei che lanciano le bombe sugli ospedali arrivano dalla Russia. Ecco, approfitto facendo un inciso per ricordare che i grandi maestri del cinema dicono che tutto sta nel montaggio, quindi anche se noi sappiamo benissimo che una cosa è la storia di fiction, una cosa è il documentario, dobbiamo ricordare sempre che proprio per il suo linguaggio l'immagine dice molto, moltissimo di chi appunto è alla regia attraverso la scelta delle immagini, e la scelta naturalmente la si fa con il montaggio anche. Qui abbiamo semplicemente una donna che racconta la sua storia. Sarebbe facile celebrare il film alla mia piccola Sama per il suo forte appello all'empatia e all'urgenza dell'azione, ma queste motivazioni in realtà non sono presenti, non sono quelle più importanti. Quindi è la guerra senza fine alla quale si vuole completamente dire di no. In una maniera, ricordiamo l'aggettivo iniziale, intima, quindi completamente diversa dallo stile che in genere viene adoperato da chi vorrebbe la pace, da chi cerca ad ogni costo di limitare la guerra e i suoi danni. Ma qui siamo in una famiglia, il risultato è straordinario ed è tale proprio perché coglie con lucidità i momenti tra un terrore e l'altro. Mostra come le persone riescano a sopravvivere sotto un velo di normalità. E la mamma dice di Sama: non piangi mai come farebbe una bimba normale, ma questa è l'ammissione delle sue paure peggiori. Le guerre non finiscono mai per quanti si trovano stretti nella loro morsa, perché il trauma non permette alle vittime di essere davvero libere. Ecco, da sapere, nella scheda vediamo già nel titolo che a questo documentario, alla mia piccola Sama, sono stati assegnati decine di premi. Famiglia Cristiana ci dà comunque l'ala della speranza. La speranza raccontata perché c'è l'anniversario di un importantissimo documento. Sotto la testatina Dialogo con l'Islam, un anno dalla firma della dichiarazione di Abu Dhabi, vediamo la stretta di mano tra Papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar, sempre più vicini nel nome di Abramo. C'è una citazione: l'origine dell'umanità è una sola, nel dialogo bisogna partire dalle cose che ci accomunano, tutti concordiamo su giustizia, pace e libertà. Ma io voglio parlare di questa notizia. La pace si costruirà pietra su pietra. Tra i frutti della dichiarazione di Abu Dhabi, un progetto interreligioso e una chiesa in Oman. Sull'isola di Sandiar sorgeranno una chiesa, una moschea e anche una sinagoga. Design radicato nella storia dei tre monoteismi, dice l'architetto Roberto Zicchitella in questo lungo articolo, corredato anche da qualche scatto che naturalmente non mostra ancora quello che sarà, ma mostra ad esempio la chiesa anglicana ad Abu Dhabi dedicata a Sant'Andrea, la chiesa dedicata a San Francesco Saverio invece quella cattolica, consacrata a Salalah in Oman, e a destra quella a Muscat dedicata allo Spirito Santo. E quindi con Roberto Zicchitella vediamo nelle immagini quello che già troviamo in questo piccolo mondo, dove davvero positivamente si possono sottolineare lo stile tollerante e la differenza appunto di regime rispetto alla vicina ed enorme Arabia Saudita, cioè maggiore libertà religiosa. Ma voglio anche ricordarvi che proprio ad Abu Dhabi c'è già un museo incredibilmente vicino all'Occidente, lo chiamano il Louvre numero 2. La casa della famiglia di Abramo, invece, il progetto appunto che sarà realizzato entro il 2022 nell'isola di Sandiat, vuole rappresentare gli ideali già presenti nel documento della fratellanza umana
per la pace mondiale e la convivenza comune, quello appunto che ha compiuto un anno. Il progetto è stato affidato a un personaggio cosmopolita, perché di nazionalità britannica, ma si chiama Sir David Adiaye Obe, ha 53 anni, l'architetto è nato in Tanzania da una famiglia di origine ghanese ed è autore di opere realizzate già in molti paesi del mondo, quindi Asia, Africa ed Europa sono già rappresentati proprio nella sua storia, nella sua biografia. Ritornando al comitato per l'attuazione del documento, che è stato poi formato qualche mese dopo la firma, Zichitella ci segnala che 2 mesi fa c'è stata la 6ª edizione del forum per la promozione della pace nelle società musulmane, ancora ad Abu Dhabi, che ha raccolto 1 migliaio di partecipanti, e la dichiarazione finale in cui si fa esplicito riferimento al documento importante promosso e firmato da Papa Francesco ribadisce che la costruzione della pace dovrà basarsi sulla tolleranza e la libertà religiosa. Quindi la libertà ovviamente presuppone, soprattutto se è libertà religiosa, che ci siano luoghi in cui poter pregare, che non siano costretti a nascondersi coloro che hanno una fede differente dalla maggioranza. Ora invece ritorniamo alle curiosità che spesso Internazionale ci mostra. Siamo in Spagna, nella regione della Galizia in questo caso, ma in realtà il concorso per un posto alle poste è su tutto il territorio nazionale. Un concorso pubblico dunque in cui decine di migliaia di persone hanno tentato di arrivare appunto a un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Circa 166.000 persone in 89 luoghi diversi. Certo, i posti in palio in questo caso specifico sono alcune centinaia, ma poi ce ne sono tanti altri e si arriverà a qualche migliaio. Dunque, in questo nostro 21° secolo, Internazionale questa volta ci lascia con un'immagine che assomiglia tanto a quelle di qualche decennio fa.